paleontologo, ma la chiamano il cacciatore di dinosauri Federico Panti e questo in fondo si evince dal titolo di questa biografia che non è naturalmente solo una biografia ma è un racconto del suo lavoro e della sua passione, lei che è anche un National Geographic Explorer, cioè un cercatore in giro per il mondo che racconta anche per immagini quello che fa, campagne di scavo svolte un po' in tutti i continenti. Guardi, la lingua mi viene da mordermela in questo caso perché in realtà c'è ancora moltissimo che mi manca nella lista delle cose da fare. Però il riassunto è questo, l'imbarazzo è sempre come mi presento. Ma questo è il primo volume, poi ce ne saranno altri, è così giovane lei. Di storie ce ne sono, quello è il come sono arrivato fin qua, mettiamola così. E eh, eh, non, eh, non è poco, perché eh, a parte le spedizioni veramente nei posti ancora che favolisticamente possiamo soltanto mm -hmm. immaginare noi comuni mortali, dove lei è andato con zaino, piccozza e eh, non lo so, pochi locali eh, dediti all'avventura. Sì, è un mestiere molto di nicchia, mettiamola così. Io dico sempre che non ti capita una mattina di svegliarti ed essere paleontologo, ci hai lavorato molto e se sei finito in certe situazioni lo hai voluto alla fine. Ma poi noi pensiamo appunto a posti lontanissimi, dal Nepal, dal Centro America, ai luoghi proprio più desolati. In realtà anche l'Italia ha siti molto interessanti, mm -hmm. no? Per esempio cos'è il Tetisadrus mm -hmm. insularis? O lo chiamiamo Bruno? Che Bruno, Antonio, in Italia abbiamo sempre i soprannomi persino per i dinosauri. Sono i nostri dinosauri, parte del nostro patrimonio ed è un animale trovato a Trieste, quindi in un posto... Sicuramente non evoca missioni esotiche. Siamo a 10 metri, letteralmente, dal mare Adriatico, in un posto frequentato da moltissime persone, di cui magari una su mille sa che effettivamente a due metri di distanza ci sono dinosauri. Erano molto grandi? Non tanto. Per gli standard italiani, sì, sono animali grandi 5-6 metri Beh, di lunghezza, sì. però, rispetto a molti altri, sono piccoli. Erano cattivi? Piccoli. Erbivori, carnivori? Erbivori. Erbivore. E naturalmente era tutto mare, no? L'Italia è giovane, veramente giovane da un punto di vista geologico, dal mio punto di vista. Al tempo dei dinosauri erano tante isolette sparpagliate, però abbastanza grandi da ospitare anche questi dinosauri erbivori. È un tempo lontano, avrebbero anche ospitato Venezia, pensa un po'. Ma perché paleontologo Federico Fanti? Ehm, e perché i dinosauri? Perché si può essere paleontologi con fossili umani o con fossili di insetti, che no, non sono più piccoli. È una passione da bambino. Io molto banalmente sono come i bambini di moltissime persone Jurassic che inizia Park. a giocare con i pupazzetti, legge i libri e quant'altro. Di solito i genitori sperano che passi questa cosa col tempo: Le da me è peggiorata. Sì. Lei sapeva i nomi di tutti a sì, memoria: passativamente. Anche se la differenza tra me e gli altri matti, come me era aver sempre il desiderio, come dicevamo prima, di abbinarlo all'Atlante. Io ho sempre avuto il desiderio di andarli a cercare, indipendentemente da quale fosse il dinosauro da trovare. E lì ho iniziato ad abbinare le due passioni, quindi dinosauri e Atlante, che oggi, a qualche anno di distanza, si convertono nelle ricerche che faccio e il lavoro come explorer per la National Geographic. Sono ricerche paleontologiche ma anche antropologiche, perché le permettono di incontrare culture, popoli. No? Quello non Storie. è opzionale, non è assolutamente opzionale. Perché per quanto l'obiettivo sia un luogo remoto, sempre con le persone si ha a che fare, dal momento in cui si parte dall'Italia fino a confidare letteralmente nelle persone che ti ospitano per sopravvivere fino alla fine della missione. Ma. Eh... Che cosa le fa pensare vado lì perché lì li trovo? Uh, cioè, non può essere una caccia okay. al tesoro, no? In molti casi noi seguiamo le tracce di altri colleghi che hanno magari individuato qualcosa o le segnalazioni delle persone comuni che si imbattono in qualcosa di anomalo. Ma c'è anche una parte di ricerca pura, non abbiamo idea se troveremo qualcosa. E molte volte non troviamo niente. È una delle... come dire.. De parte del prezzo da pagare per fare questo lavoro. Non c'è un bastone da rabdomante? No. Non puoi rilevare se ci sono? No, questa è la domanda che tutti i bambini mi fanno, ma come fai a trovarli? Eh. I dinosauri, come gli altri fossili, esistono solo quando li vedi, quando i tuoi occhi li vedono, altrimenti Quindi, non esistono. Quindi quando si fanno vedere, quando emergono? Esattamente, non c'è macchina che aiuti, tecnologia, Devi letteralmente vederli coi tuoi occhi e poi si comincia. E naturalmente il suo occhio è allenato a distinguere il pezzo di osso di un bisonte da quello di un dinosauro. Esatto, tutti fanno praticantato nel loro mestiere e per me è fondamentale allenare l'occhio, cioè camminando, camminando e cercando notare quella piccola differenza che magari fa scattare la curiosità. Cosa ci raccontano i fossili di dinosauri sul presente e sul futuro? stando a me molto e sono di parte su questo e dopo anni passati a sentire le persone che mi indicavano come quello che studia i morti la parte che si è chiusa della storia del nostro pianeta in realtà provo a rivendicare che quello che faccio è esattamente l'opposto cioè cercare di capire come si è arrivati fino ad oggi perché comunque è un'unica grande storia e il nostro passato esattamente come i nostri alberi genealogici le nostre famiglie ha tante storie e tanti passati che si sono trasformati in qualcosa. Quel qualcosa è esattamente il meccanismo che cerchiamo di capire proprio noi oggi per quello che ci riguarda. E il passato ha tanti esempi di possibili scenari che se studiati nel modo giusto sono dei confronti che possiamo usare per prevedere meglio quello che ci aspetta domani. Che ci aspetta? Guai, si può dire? Sì. Eh, diciamo che ci stiamo complicando molto la vita. Eh, se mi devo basare su quello che ho studiato, su quello che ho visto nel passato, siamo di fronte a una situazione molto critica. Ci sono tutti i segnali che indicano quella che comunemente adesso viene chiamata la sesta estinzione di massa. Perché i campanelli di allarme ci sono tutti. Tutte le volte che nel passato abbiamo visto una grande estinzione o dei grandi cambiamenti. Subito prima vediamo una serie di campanelli d'allarme ancora, che li stiamo vedendo, li stiamo vedendo tutti ancora oggi. Perché si sono estinti i dinosauri? Il meteorite è un'ipotesi o una certezza? È una certezza. Il è... meteorite che è così affascinante come leggenda quasi, in realtà è scientificamente provato al 100%. Non da tantissimi tutto. anni però. No, festeggiamo quest'anno, nel 2020, 40 anni non dalla scoperta del meteorite, ma dalla prima volta che qualcuno qui in Italia, tra parentesi, ha cominciato a sospettare che la fine dei dinosauri fosse legata ad un evento fuori dall'ordinario, straordinario. Questo ha portato, una ventina di anni fa, a trovare il sito dell'impatto e da lì poi a snocciolare tutta la storia che adesso è diventata comune. Cosa c'entra l'Umbria? L'Umbria è il luogo dove ha avuto origine questa geniale intuizione. Siamo in una gola bellissima che si chiama la Gola del Bottaccione, subito fuori Gubbio, un posto che adoro. Noi portiamo anche gli studenti lì a studiare. E un geologo che si trovava a misurare le rocce di questa gola trova qualcosa che non si aspettava. Tutte rocce uguali e poi una riga nera, letteralmente un centimetro di sedimento nero. Nulla a che fare col resto della geologia del posto. Da qui nasce l'intuizione, indagano che cosa sia questa riga nera e scoprono che è fatta di materiali extraterrestri, in particolare l'iridio. L'iridio è molto comune nel cosmo, ma è rarissimo sulla crosta terrestre. E hanno avvisato gli ufologi. Hanno iniziato a fare 2 più 2. Qui c'è qualcosa di diverso. <ride> cosa può aver portato tutto questo iridio sul pianeta Terra? La spiegazione più logica era un asteroide, un grande asteroide. L'età era quella giusta, quella dell'estinzione dei dinosauri. E lì comincia la caccia proprio al luogo dove questo impatto può essere, poteva essere avvenuto. Ci vuole molta tecnologia e molte ricerche legate al petrolio addirittura per trovare il giacimento che è nel Golfo del Messico, quindi diametralmente dall'altra parte del pianeta. C'è un enorme cratere sepolto sotto i sedimenti che è esattamente il luogo che ha dato il via all'estinzione dei dinosauri. E quindi il primo dinosauro è stato scoperto da quelle parti là? Il primo dinosauro, quindi la prima volta che una persona ha usato questo termine, viene scoperto in Inghilterra, alla fine dell'Ottocento. Da quale cacciatore di dinosauri o cacciatrice? In questo caso, crediamo, qui il condizionale è d'obbligo, che si trattasse di un uomo, perché era un minatore probabilmente, che a 15-20 metri di profondità in una miniera non lontano da Oxford, tra le rocce che porta alla luce per costruire le tegole. Della Gran Bretagna trova un osso mai visto prima, Ah, quindi non in Messico, no? Il Messico è un luogo dove oggi si scavano i dinosauri, ma è nuovo in un certo senso nella storia di questo mestiere. Ma quindi Ed è insomma, diventato famoso. L'asteroide è crollato là e in Gran Bretagna si sono estinti? No, l'asteroide ha fatto piazza pulita, mettiamola così. Quindi, indipendentemente da dove vivessero i dinosauri in quel momento, la loro sorte era segnata. Per quello, troviamo le tracce dell'impatto a Gubbio, in Groenlandia, in Antartide, ovunque. La storia invece della ricerca sui dinosauri, quindi il primo a essere definito come tale, parte dalla Gran Bretagna. Senta, eh, Fanti, eh, lei era un appassionato. Sappia che tuttora e per sempre, milioni e milioni di bambini e di ragazzi continuano ad essere appassionati, ma i film e i cartoon mm. che parlano di dinosauri sono in qualche modo veridici? Stanno cambiando, mettiamola così. Tutti sanno che l'archetipo è Jurassic Park, il primo almeno, che ha rivoluzionato un po' le esigenze di vedere i dinosauri rappresentati in un certo modo. Nel corso degli anni c'è molto più lavoro per renderli scientificamente accurati, i modelli, le illustrazioni e quant'altro, nei limiti che la scienza ci impone. Ci dobbiamo fermare a quello che sappiamo, in base agli scheletri tra ai ritrovamenti. E poi c'è sempre quella parte di, come posso dire, di coreografia, quella lasciata ancora all'immaginazione di chi li ricostruisce nei modelli in carne e ossa. Cioè noi quando vediamo, per esempio, installazioni meravigliose di questi sauri e non solo, adesso io non so le definizioni coloratissimi o con creste, pennacchi, piume, probabilmente inventiamo? Nel caso del colore, sì. Sempre, ah. qui molti rimarranno delusi, eh, sì. però io faccio sempre l'esempio, per quello che mi riguarda il Tyrannosaurus Rex poteva essere rosa a pallini blu, non lo sappiamo, i colori che vediamo dipinti addosso ai dinosauri sono a discrezione dell'illustratore, della persona che li disegna, per quello che riguarda invece creste, corna e piume, in molti, molti casi si basano sui ritrovamenti fossili che ci aiutano a ricostruirli meglio. Ma ehm, l'immaginazione? è basata comunque su dei dati, voglio dire, gli eredi dei dinosauri oggi mm. ci sono, magari sono animaletti piccoli, penso agli iguani ad esempio. In questo caso il modo più semplice che usano gli illustratori è proprio ispirarsi al mondo di oggi. Il bello dei dinosauri è che non appartengono a un altro pianeta, non vengono da storie parallele, sono semplicemente vissuti prima di noi, ma sempre qui, sulla Terra. E molti illustratori si ispirano proprio al mondo di oggi per trarre ispirazione e renderli credibili all'interno del nostro stesso pianeta. Però, insomma, rispetto a rosa, pallini blu, ci sono più probabilità che abbiano. Colori decisamente più tenui e credibili, sì. Ok. Um, la scoperta più importante che lei ha fatto, che è stata come tutte le scoperte, casuale, immagino. Sì, nel mio caso, è sempre casualità. E quella che per me sicuramente ha più valore rispetto alle altre è la mia prima volta nel deserto del Gobi, quindi nel 2007 in cui mi sono imbattuto per pura fortuna in un ritrovamento molto importante e molto speciale cioè un nido, quindi una trentina di uova deposte perfettamente ancora preservate ma di più sopra ancora il dinosauro in cova Lei fa così, un fossile ma stiamo stupendo. parlando di un dinosaurino? Un animale grande, per intenderci, un po' più di un tacchino. E sotto questo animale, non sappiamo se la madre, il padre o un altro membro del branco, 30 uova tutte perfettamente chiuse ancora dopo 70 milioni di anni. Possibile estrarre il DNA? C'è sempre qualcuno ogni tanto che prova a ricreare in vitro dinosauri? È possibile? No, non è possibile nel caso dei dinosauri proprio perché sono fossili. Un fossile di fatto trasforma... La materia organica, i tessuti, la carne, e il sangue, in pietra e nel momento in cui lo fa mantiene esattamente la stessa forma, ma lo converte in qualcosa di diverso. Chi cerca di lavorare sul DNA e clonare gli animali del passato deve fermarsi molto più vicino a noi nel tempo, ad esempio l'ultima era glaciale, gli animali che emergono dal permafrost, I famosi mammut di Esatto, tanto perché? Perché, ma... perché quello è ancora materiale organico. Da lì a riuscirci è un altro mestiere, e non so lei, ma io. Mi ci mancano giusto i mammut in giro adesso per complicarci la vita. Ma nel caso dei dinosauri, no, hanno avuto la loro possibilità. Eh, queste ricerche, queste spedizioni sono pericolose, innanzitutto? Possono esserlo, noi cerchiamo sempre di prevenire il rischio e poi di esaminarlo una volta tornati a casa. E I rischi, Onestamente sono legati alle persone che puoi incontrare, come in qualsiasi mestiere a cui dipendi veramente, e o da contesti naturali non particolarmente favorevoli, perché comunque si è in luoghi lontani da tutto e da tutti, e quindi bisogna stare molto attenti agli incidenti e non disturbare la fauna locale. Ehm, e per questo tipo di spedizioni e ricerche ci vogliono fondi immagino anche fondi importanti, mm. allora National Geographic eh, ci penserà per conto suo, ma l'Università di Bologna dove lei lavora, come tutte le università mm -hmm. italiane, immagino non sia ricchissima. No, le università non finanziano direttamente la ricerca, non la mia in generale, e di conseguenza chiunque faccia ricerca deve inventarsi il modo di avere un proprio salvadanaio per le spedizioni. Vediamo molto spesso nei film... È un archeologo, un paleontologo che ha l'intuizione e poche ore dopo è su un aereo pronto a partire. Non è sempre così, magari fosse sempre così. Parte del nostro mestiere sta proprio nel cercare dei finanziamenti che ci permettano di viaggiare e portare avanti il lavoro. Eh, quanti sono i cercatori di dinosauri in Italia, nel mondo? Sono molti, sono pochi? Eh, siamo una via, una via di mezzo, mettiamola così, siamo quasi estinti, specialmente <ride> in Italia, perché è un mestiere che ti porta sempre comunque lontano, non è un lavoro da ufficio, da laboratorio o non solo, e mai come oggi le persone disposte a passare mesi viaggiando in certe condizioni sono sempre meno, si cerca sempre di più la via del laboratorio. In Italia siamo pochi. Gli appassionati tanti, quelli che lo fanno per mestiere pochi. In giro per il mondo, invece, specialmente in Nord America, ma anche in Regno Unito. Sono tanti, sono molti di più di quanto si possa immaginare. C'è un enorme mercato di scienziati, di ricercatori che ruota attorno ai dinosauri. Lei è sposato, ha dei figli, immagino, insomma, eh, la fatica per sua moglie e i suoi figli: vedere papà che parte con lo zaino. Soprattutto per mia moglie, e quello: torna con un dente, no. No, no, mai, mai, non, non torno mai con dei fossili, assolutamente. Però sì, i bambini crescendo capiscono il tempo che papà passa via e eh? quello è il prezzo più importante. Lei scrive però in questo libro, che davvero è un racconto, ma è anche un romanzo, senza nulla di inventato, eh? per carità. La fantasia non gioca alcun ruolo da questo punto di vista, se non nello slancio che la porta a fare questo mestiere. Il libro è un grazie anche a chi mi ha sempre aspettato a casa. Sono loro, no? Assolutamente sì, soprattutto mia moglie, perché ovviamente mandare avanti una famiglia quando tuo marito letteralmente è in giro a scavare dinosauri, anche solo dirlo a voce alta fa strano, eh, richiede molta fortuna da parte mia e molti sacrifici da parte degli altri. Quando si trova un dinosauro cosa succede? Si festeggia, punto numero uno, perché quando si scava si è fuori dal tempo, c'è tutto il tempo per godersi il momento. Trovarlo è la parte bella e divertente, portarlo via è la parte antipatica, proprio perché si parla di centinaia e centinaia di chili di roccia alla fine, in posti dove le macchine non arrivano e tutto va fatto, persino nel 2022, a mano o a spalla. L'obiettivo è sempre quello di mettere in sicurezza il fossile, il dinosauro, e portarlo verso il laboratorio. Il laboratorio e magari i locali non sono così felici che venga portato via un loro... Si torna al problema delle persone e la mia regola ferrea è sempre quella di osservare appieno le leggi del paese che mi ospita. Tutte le, tutti gli stati del mondo certo. hanno delle leggi relative al loro patrimonio, alcune molto severe, altre molto flessibili, mettiamola così. Però ci sono. E quindi si cerca sempre di avere i patti molto chiari all'inizio e di chiarare esattamente dal giorno 1 se troviamo qualcosa succederà, questo, questo e questo. Succede anche che i fossili, rendendo molto, scatenino la criminalità. Mm -hmm. Fa quasi strano sentire queste parole, però c'è un mercato nero dei fossili enorme. E parliamo di budget milionari, se non miliardari. E chi li compra ogni anno. poi? Ci sono persone che ritengono che avere un dinosauro sia o un ottimo investimento per il futuro. Quindi filantropi, cordate e quant'altro. Ci sono delle persone molto benestanti che lo vedono come un oggetto, uno status symbol. Lo mettono come il nano in giardino, insomma. Mettono, e sembra quasi una barzelletta, ma è così: ci sono dei dinosauri nei salotti di casa di molte persone ambientali. E ci sono anche sceicchi che si mettono a Rembrandt in salotto. Quindi. Esattamente, perché? Perché è un oggetto che fa meraviglia, fa stupore negli ospiti e molte persone o che ho sentito in prima persona dicono. Come molti da piccolo volevo studiare dinosauri, poi ho fatto tutt'altro, mi sono arricchito, quindi adesso posso permettermene uno Mamma che ha ascoltato da me è una pugnalata. Certo. Però è così, è semplicemente. Certo, così. perché lei va alla ricerca non solo della conoscenza, ma anche forse di una dimensione del tempo e mi stupiva molto questo. Noi siamo, viviamo così frettolosamente a divorare l'attimo, mm. sempre protesi al domani mattina, eh, al dopodomani. Eh. Lei impara per forza una dimensione del tempo così estesa e così straniante per gli uomini? Sì, è una delle parti fondamentali secondo me del, del mio mestiere, capire di, di come mettere in prospettiva tutto, soprattutto il tempo. Avere a che fare con i dinosauri vuol dire dimenticarsi l'orologio, dimenticarsi gli appuntamenti, dimenticarsi persino l'Atlante del mondo così come lo conosciamo oggi, perché non serve. Mi serve per capire quale aereo devo prendere o quale strada seguire, ma la mappa dell'Atlante nel mio mestiere è sbagliata, non esiste più così com'è. E di conseguenza bisogna avere a che fare con un orologio che va molto molto più lento. Immagino quante domande anche, no? Leopardiane sul senso della vita, sul senso del, del nostro essere mm. davanti a questo tempo eterno e al mistero, no? di una vita trasformata. È qualcosa che richiede proprio la, la pazienza di essere ascoltata, almeno secondo me, proprio perché mette noi tutto il nostro tempo come l'ultima pagina di un libro, che però è piena di altre storie, piena di altri personaggi, di protagonisti anche più grandi di noi e quindi riequilibra un po' tutto quanto, l'importanza che si dà a certe cose e il valore che ne hanno delle altre. Eh, lei ha detto prima che rischiamo un'estinzione di massa mm -hmm. Mm -hmm. e ovviamente colleghiamo questa nefasta previsione al tema eh, delle emergenze climatiche, mm -hmm. eh, che vengono comunicate forse in modo non adeguato perché il catastrofismo probabilmente fa scemare l'attenzione e l'interesse, non lo accresce. No. Esatto, sono assolutamente d'accordo. L'allarmismo non paga mai. L'urlo ha ridotto la scienza a un, allo stesso livello di una chiacchierata in molti casi. Lo vediamo benissimo ai giorni nostri. Urlare le emergenze e spiegare la situazione sono delle cose molto diverse. Ad esempio c'è sempre il terrore di questa estinzione. Ma nessuno dà mai peso alle soluzioni che vengono proposte o alle spiegazioni che vengono date del perché gli scienziati, comunque, continuano a insistere che c'è modo di cambiare strada. Quella parte, che è quella pacata, che si basa sulla ricerca, sui dati e sulle persone. Non fa audience, non fa scena, non attira l'attenzione. Noi l'abbiamo appena visto nella pandemia, insomma, chi urla di più di solito, anche se dà informazioni fallaci, viene ascoltato. Esatto, però ne perde di credibilità il mestiere che facciamo. Noi scienziati in generale, io mi occupo di dinosauri, ma per qualunque altro ambito... La scienza ambito, è sempre vera, Fanti. La scienza sì, perché l'obbligo che ha la scienza non è di dare ragione a qualcuno, ma di aiutare a capire come funzionano le cose. Però la verità è sempre raggiungibile un pezzo alla volta, no? Sì. La scienza pone questo come suggerimento, quello che io dico oggi, domani può essere smentito da qualcun altro, ma non perché vuole farmi un torto, ma perché ha migliorato quello che ho fatto io o ha capito delle cose che io non ho capito. E la scienza deve basarsi su questo, sul migliorare progressivamente. Ripeto, non nell'interesse di qualcuno, la scienza è vera indipendentemente dall'opinione che uno se ne fa o dall'uso che una persona può farne. Il libro è dedicato a chi è sempre in cerca di qualcosa. Lei cosa cerca? A parte i dinosauri, eh, cerco tempo, cerco tempo per godermi le cose che mi piacciono della vita e cerco qualcosa che riesca sempre a, a, a lasciarmi a bocca aperta. La meraviglia di trovare i dinosauri è qualcosa che ho visto sui bambini di due anni, sui maestri, sugli avvocati, su chiunque rompe la roccia e vede per la prima volta qualcosa che non dovrebbe essere lì. È una meraviglia che, che per me è, è tanto, è veramente molto. E la colonna sonora della sua vita, un pochino, è quella di Indiana Jones, vero? Sì, molti dicono Jurassic Park. No, Indiana Jones, cioè lo spirito di Pronti si parte in cerca di una conoscenza nuova. Grazie. Grazie a lei.